queste ore e anche le prese di posizione del governo e del comitato scientifico di cui il governo si vale ci fa dire che è stata una scelta più che appropriata interrompere mandorlo in fiore. Detto questo, non è solo le conseguenze dell'annullamento di mandorlo in fiore, qui c'è un problema di destinazione, cioè non si viene non solo non perché non c'è il mandorlo in fiore, ma non si viene perché c'è un'emergenza sanitaria in corso, e con questo bisogna fare i conti, perché continuo a ripetere che noi stiamo al turismo, noi Agrigento stiamo al turismo più di quanto la nostra stessa capitale Roma stia al turismo, ma lo dicono i numeri, quindi non è una bestemmia. Detto questo, dobbiamo fare i conti tutti insieme con alcuni livelli di governo. Intanto vedremo la Regione quanto mette e in che termini mette misure di sostegno non solo alla filiera turistica, ma qui sono in gioco anche altre filiere produttive, e il piano dei 3,6 miliardi che ha avviato il Governo nazionale, di cui si avrà contezza dal punto di vista strutturale entro venerdì di questa settimana, vedremo in che termini può suonare di agevolazione, magari transitando attraverso i comuni, per esempio con l'abbattimento di alcuni tributi locali, penso, che è un tema particolarmente caro agli operatori che si vedono in questo momento nella condizione di non fare fatturato ma dover rispondere alle esigenze di pagamento. Ecco, sono tutti temi che sono stati appropriatamente affrontati con la condizione di grave disagio che in questo momento l'intera filiera, e vorrei dire l'intera città, sta vivendo. Certo, anche tassa di soggiorno è una di quelle leve che va attivata. Ci piacerebbe per esempio che dentro queste misure si stabilissero l'abbattimento di alcuni vincoli contabili, e cioè per esempio la spendibilità immediata dell'avanzo sulle tasse di scopo, evitando che un avanzo su una tassa di scopo riferito ad anni precedenti, esercizi finanziari precedenti, non possa essere speso se non hai approvati i documenti finanziari degli esercizi successivi. Cioè, assolutamente un paradosso, ma è un paradosso con cui tutte le amministrazioni locali di questo nostro paese devono fare i conti. Il turismo oggi versa in una situazione di grave crisi determinata dal coronavirus, che è un'emergenza sanitaria, che indubbiamente viene prima di ogni altra cosa. Esiste però un comparto, che è quello del turismo, che è rappresentato dal settore alberghiero, extraalberghiero, dalla ristorazione, dagli NCC, dalle guide turistiche, che chiaramente oggi versa in una situazione di estrema difficoltà, perché dall'oggi al domani, da un giorno all'altro, hanno visto e abbiamo visto cancellare tutte le nostre prenotazioni. Ecco cosa chiediamo: chiediamo un intervento che definisca lo stato di crisi del turismo a livello nazionale, estenda la zona rossa per quanto riguarda le imprese del turismo in tutto il territorio nazionale, e che appunto ci si possa confrontare con degli aiuti significativi, pronti e urgenti in favore delle imprese del comparto della filiera turistica. E non è cosa da poco. Agrigento ad esempio è una città che vive solo ed esclusivamente di turismo. Il fatto che questo possa andare in crisi e in tilt chiaramente potrà e darà dei risvolti negativi per quanto riguarda l'economia della nostra città.